bolletta in vetrina si fa vedere ai nostri clienti che noi non ce la possiamo fare, perché con le bollette purtroppo si dovrebbe essere costretti a aumentare, ma cerchiamo di resistere, però non so per quanto, io non so quanto resista ancora. Ci troviamo a Firenze in pieno centro storico, in una delle pasticcerie più antiche della città. Eppure adesso rischia di chiudere. Ci abbiamo troppi problemi con le bollette, ci arrivano delle bollette, ci hanno delle cifre spaventose. L'ultima bolletta, che è riferita al solo mese di luglio, le chiedono da pagare 10.242,57 per un consumo di 11.721 kilowattori. Le bollette precedenti, vediamo come erano. Aprile erano 1.198 euro. Mese di maggio è arrivato 4.491 euro. Giugno 6.480 euro. Arriviamo a luglio, non si ferma, va ancora avanti. Io non ci volevo nemmeno credere, non è possibile. 10.242 euro. Ora io dico, com'è possibile tutto questo? Lei guardi, se le faccio vedere una bolletta dell'anno prima, lo stesso mese di luglio con l'aria condizionata accesa, ho consumato 9.383 kilowatt e ho pagato 2.300 euro. Oggi lei lo ha acceso all'aria condizionata? No, non l'ho accesa. Però poverini, i miei clienti hanno visto la bolletta e sono con me, mi sono vicini. O il governo ci dà una mano, ci dà del credito d'imposta, fanno qualcosa, perché noi chiudiamo tutti. Per pagare una bolletta così, quanto dovrebbe aumentare, non so, un caffè? Ma io non avrei la faccia la mattina di presentarmi davanti al cliente e dirgli stamani è aumentata la bolletta, vi faccio il caffè a 10 euro. Dice, questa è grulla. Grazie.